Nuova serie con i miei amici! In questa serie ci sono molti obiettivi, 5 a episodio, e dal prossimo episodio li sceglierete voi nei commenti, infatti io li sceglierò personalmente. Non prenderò quelli più votati perché ho pensato che magari a qualcuno di voi potrebbe venire giustamente l'ansia da prestazione, perché magari pensa, magari che non mi votano i miei bellissimi obiettivi, invece li dovete scegliere voi e poi li scelgo io personalmente, gli obiettivi più belli. Allora, amici, prendetemi... Allora, prima di tutto, facciamo così. Gabri prenderà la pietra. Fede sarà l'addetto al legno. Tu, va Fede, bene. Mi raccoglierai il legno più bello del mondo. E forza, mia amica. Quello più che altro, prima devo prendere il legno per la pietra. Beh, certo. Beh, questa cosa è classica, normale. Allora, ragazzi, cosa ne dite di questa nuova serie? Vi potrebbe piacere? Secondo me potrebbe piacere, perché ci sono determinate cose che dobbiamo fare in questi video. E soprattutto oggi dobbiamo fare... Vai, Gabriel, il tuo turno. Allora, il primo obiettivo è: dobbiamo fare una casa minimo 5x5. Ok. Poi dobbiamo trovare 30 di ferro. Sì. Poi il terzo, c'è un'alternativa, perché il primo è trovare un villaggio, che di solito è difficile. Poi invece c'è anche un altro obiettivo che è... Oh, santo cielo, se ne sono andati tutti. Il terzo obiettivo, il 3B, è praticamente trovare un nuovo bioma. Il quarto, vai Gabri, forza! Bisogna uccidere 5 mob ostili. Ok, 5 mob ostili, tipo gli scheletri, eccetera. Quindi in questo episodio dobbiamo completare tutti questi qua. Il quinto qual è? E l'ultimo è andare in cima ad una montagna e dichiarare la fine dell'episodio. Esatto, praticamente dobbiamo trovare una montagna, anche montagnetta va bene. Comunque, velocissimi perché non abbiamo tempo da perdere. Guardate che non dobbiamo fare nessun taglio in questo video. C'è veramente una corsa contro il tempo, quasi una speedrun, tipo una speedrun, però con diversi obiettivi. Forza Gabri, vai va a prendere immediatamente la pietra. Io prendo Fede, dammi il legno che hai raccolto immediatamente, perché adesso chiaramente devo mettere anche la musica bella. Grazie mille Fede, adesso io inizierò a craftare un bel po' di cose, tipo questo, e poi mi crafto un piccone, così prendo anch'io della pietra, perché ragazzi è importante la pietra, seriamente. Cioè, senza la pietra su Minecraft non si va da nessuna parte. Cioè, voi avete mai visto un minecraftiero avventuriero che va a prendere qualcosa? E all'inizio sempre la pietra, sempre. Cioè, è la prima cosa che si deve prendere su Minecraft. Ma scusate un attimo, perché io qua non trovo più niente? Cioè, nel senso, non è possibile. Ma come? Beh, proprio così, non è possibile. Allora, sto cercando una caverna, però io non... Pure io non la sto trovando. Infatti, è un po' schifoso questo mondicello, perché non... Ma no, è carino. No, non è vero, male. È molto carino in effetti, però non trovo caverne. Scusa, non è... Allora, io punisco questo mondo. Potrebbe darsi che possa succedere questa cosa. Semplicemente, cosa faccio? Lo distruggo, prendo la TNT e lo faccio... No. Sì, 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 sì. Sì, assolutamente sì. Comunque, quando parlo così mi sento leggermente deficiente, ma tranquilli che è normale. Allora, forza, prendiamo... Ma io non sto trovando nessuna caverna. Ragazzi, radunata, forza, dobbiamo iniziare ad incamminarci verso... Cos'è che dovevamo prendere? La pietra. Il primo, ok, la pietra era il primo, scusa. Il primo obiettivo, la pietra? No, il primo obiettivo era fare una casa 5x5. Ok, casa 5x5, forza, primo obiettivo da svolgere immediatamente, anche perché non abbiamo assolutamente tempo. Ragazzi, davvero è una corsa contro il tempo, dobbiamo stare tutti quanti concentrati super tantissimo, perché sennò in 20 minuti non ce la facciamo, e ne sono già passati 5, visto già... Come 5? Sì, sì, ne sono già passati 5, però tranquilli, la casa 5x5 è fattibile. Dove siete andati? Io sto... Dov'è? Scavando, sono vicino a Fede. Ok, è un piccolo problema questo, ragazzi, perché non siamo vicini. Non siamo vicini, dovete venire vicino. No, come? Siamo vicini allo spawn. Ma vi siete scordati tutte le regole del video? Cioè, nel senso, ovvio che bisogna seguire Dunis quando Dunis si allontana. Mannaggia voi alle vostre chiappette. Devo tornare a riprendervi, allora... Mi sa. Oh mio Dio, dai, che pizza. Ragazzi, come si fa ad avere amici così, però? Non abbiate amici così schifosi. Ma no, scherzo, è bello, cioè, sono simpatici loro, non fanno schifo. Di solito, a volte sì, però... Allora, io sono allo spawn, ok? Venite immediatamente qua, Fede. Arriviamo, dove sei? Eccoci. Eccoci, quindi siete in due, giusto? Intanto metto la musica. Fede, vieni. Dov'è Fede? Ah, eccola là. Qua. Forza, dall'altra, dietro di te, Fede. Dietro di te, schifosella puzzarda. Ok, Gabri, hai trovato del cibo tu intanto? Sì, ho 6 di questi. Ok, no, non ancora. Prima dobbiamo andare a fare una casa e lì ci metteremo tutte le cose. Magari la facciamo sottoterra. Beh, potrebbe avere senso, forza, forza, questa è stata un'ottima idea, Gabri. Mi piace così quando sei un genio, quindi, anzi, venite con me, la facciamo qua. Venite immediatamente insieme a me. Arriviamo, non osate mai cibo. Più. Ok, non osate mai più allontanarvi troppo da me, perché sennò poi dopo mi perdete ed è la fine per voi dopo. No, sì. No. Allora. Ah, qua, sì, è bello. Però scavate voi, perché per carità non divina ho la pala. Non voglio.
Okay, ma devi scavare con la pala, ma sei un signore. Forza, scava a mano vuota, schifoso. Intanto... E poi ci metto anni. Sì, ma perché ci metto... Mamma mia. Te la faccio io la pala, guarda. L'ho fatta. Ok, dammi la pietra però, perché devo fare anche una fornace, perché dobbiamo mangiare. E dammi il cibo. Vieni. Grazie. Questo è questo. Molto gentile, Gabri, sei molto gentile, grazie mille. Grazie. Scherzo, fai schifo un pochino, però. Ma no. No, dai, perché sono così cattivo? Dai, però, tutte queste robe che non riesco a fare un cappero fritto, dammi su immediatamente la cobblestone. Ok, perfetto, o la cesta o quello che è. Ok, perfetto. No, ragazzi, mi sto impazzendo leggermente. Gabri, come siamo messi qui? Forza, dimmi un po', puzzardino, puzzardello. Stavo scavando. Non devi arrivare, mannaggia te, che ti lancio le uova. In testa. Ma no. Pure. Comunque, questo è 5x5. 1, 2, 3, 4. Eh no, un pochino, un blocco in più, un blocchino blocco in, più. In più. Un blocchino in più, assolutamente sì. Quindi da questa parte così va bene. Però una porta deve avere una casa. Sì, esatto, la faccio io. Una casa su Minecraft deve avere almeno una crafting table e una fornace. Quindi poi dopo queste cose le trasferiamo in casa, assolutamente sì. E poi dopo, sapete cosa sarebbe anche utile? Tu, Gabri, hai ucciso una pecora, giusto? Esatto, c'ho la lana. Cosa c'è in casa se non la lana? Cioè, se non la lana, vabbè, il se letto. Non il letto, esatto. Quindi me lo crafto immediatamente. Perfetto. Ok. Uno solo, però vabbè. Non importa. Ah, beh, tranquillo. Ma posso dire che comunque quando alzo questa voce mi sento leggermente fatto. Vabbè, no. Insomma, ma no, come? Vuoi di testa un pochino? Quello comunque era un lapsus. Non so se ve ne siete resi conto. Però devo mettere un'altra musica. A tutti. Sì, certo, può capitare a tutti quanti. Ma in queste lande desolate possono esserci strani misteri, ragazzi, che dobbiamo tenere d'occhio tutti quanti. Perché chissà, esatto, magari se c'è Herobrine qui in giro. Non penso. Ma proprio. No, pure qui. Ma no, per carità, anche qua no. Insomma, c'è dappertutto. Ma basta, Herobrine. Insomma, non so se voi mi seguite su video brevi di YouTube e TikTok. Ma sono sempre un casino, ma un casinone. Ma proprio un casino di quelli grossi. Proprio che a volte devi scappare da Herobrine. Una roba pazza. Ragazzi, però non ci possiamo fermare. Quindi fermi un attimo. Eccoci. La casa è pronta, credo. Ok, perfetto. No, in realtà no. Fornace, perfetto. È pronta la casa. Tanto questa casa è non pronta? La useremo mai. Sì, perché c'è la fornace, c'è il letto, eccetera. Ok. Adesso cosa manca? Abbiamo tutto. Dobbiamo trovare 30 di ferro. Ok, perfetto. 30 di ferro. Ma è impossibile. Sì. Dobbiamo trovare immediatamente una caverna. Allora, però tenete due. Allora, tieni due bistecche. Me ne tengo io anche due. Perfetto, adesso va però bene, magari andiamo. Metto un'altra musichetta, quindi questa qua, perfetta. Andiamo, amici miei, forza, alla ricerca della caverna. E se ne trovate una vicina, assolutamente me lo dovete dire. Fede, vieni immediatamente qua, se no il tuo sedere sarà scodellato, per non dire qualcos'altro. Cos'è successo? Ma scusate, ma io veramente, cioè, a volte i miei amici hanno dei mostri in casa. Dovete sapere questa cosa. Può capitare a tutti di averne. Sì, questi mostri. Comunque, mi sa che ti sei depresso un attimo, Gabri. Su, sveglio! No. Cosa stai facendo? Sono felice. Cosa stai facendo? Stai ripetendo la frase. Stai ripetendo la frase! Non lo faccio più. Mai più, Gabri! Mai più! C'è una caverna qua, forse. Perfetto, c'è una caverna. Dove l'hai trovata? No, non è la caverna, è il lago. Questo l'avevo visto anch'io, Gabri. Grazie mille del tuo intuito magico, proprio. Senza di te come avrei mai fatto? Senza di te, vero? Hai visto? Tu saresti stato veramente determinante nel completamento degli obiettivi di oggi. Forse però siamo stati un po' troppo cattivi. Cattivi, ragazzi, perché ne abbiamo messi troppi di obiettivi, penso. Sì. Poi questo troppo è un pochettino difficile. In 20 minuti, perlomeno, sono forse un po' troppo difficili. Qua c'è una caverna. C'è un cavernone, anzi, va benissimo, forza. Fede, ci sei, vero? Ok, sì, ci sei. Perfetto, buttiamoci immediatamente. Non ti devi preoccupare di questo. Intanto, tu, allora, prima di tutto, prendi, dammi la anzi, fai un piccone in cobblestone e prendi, esatto, bravo. Tu prendi tutto il ferro e poi dopo ti do tutto il ferro a te, così mi dici quanto ferro hai, ok? Tu, Fede, occupati del carbone immediatamente, perché non possiamo prendere. Ecco, sì, esatto, prendi quel carbone, perché io qua sono al buio e non va bene essere al buio. Ovviamente, se troviamo altri minerali strani, dobbiamo dircelo, cioè, nel senso, se dobbiamo i diamanti, ovviamente vale come 20, no, come altro che 64 di ferro, se troviamo un appunto. Diamante. Però mi sa che è un po' impossibile trovare. Io ne ho 11 adesso. Ragazzi, sapete qua che c'è un piccolo problema. Sta diventando notte. Esatto, è proprio questo qua il problema. Ed è porca puzzarda, cosa facciamo, ragazzi? Aiutateci, scriveteci tante cose nei commenti. Soprattutto ricordatevi di mettere le cose, insomma, gli obiettivi, no? Tipo almeno 3 obiettivi per commento, non lo so quanti ne volete mettere. Decidete voi. 20 di ferro, ne mancano 10. Ok, dammi, fammi le torce, perché per carità non si sta più vedendo niente. Tranquilli che ci siamo. Fai tu.
Oh, per carità divina, grazie al cielo, si vede tutto quanto, ragazzi, tranquilli che Dunis ci pensa a voi. Perché magari poi dopo non ci vedete giustamente, no? Perché poi dopo... Ed è un grande problema. Perché se non vedete voi è un po' un problema. Se non vedo io non fa niente, però se non vedete voi è un po' un problema. Perché siete voi che state guardando il video, quindi... Perché sto facendo il video? Perché dovete vederlo. Allora, se volete ovviamente, non è che siete obbligati. Quanto ferro hai, Gabri? No, 20. Ok, perfetto, 20. Va bene. Tieni. Diciamo che bastano perché siamo stati troppo cattivi con gli obiettivi. Troppo cattivi. 20 di ferro vanno bene. Comunque, come torniamo su? Gabri, più o meno, veloce. Credo possiamo arrampicarci con l'acqua. Possiamo scavare l'acqua. Esatto, tu sarai l'addetto allo scavaggio. Veloce, oh creatura. Però, e Fede, stai dietro di me, per carità. Perché non vorrei mai che succedesse una cosa veramente terribile. Gabri, vai tu, Fede, vai tu. Perché Gabri mi sembra un po' imbecille. Comunque, no. Secondo me, tu hai problemi. Ma dove siete andati? Ah, da questa siamo parte. Qua. No, per allora stai io su. Ci sono. Perfetto. Qua c'è il ferro. Il ferro? Non lascia perdere. Non lo prendo? No, assolutamente no. Anche perché poi siamo a 13 minuti. Dobbiamo anche. Come 13 Fede, minuti? Fede, io ti faccio fuori uno di questi giorni. Cosa hai fatto? Sei venuta qua e mi hai spinto. Adesso vai lì, stai ferma in un angolo e non ti muovi mai più da qui perché sei in castigo, schifosa. Mai più, mai più ti sei comportata male. Puzzarda, vai subito lì. Lì, dove ho messo la torcia? Lì, esatto. Scusami, stavi cercando di uscire per caso? Ok, perfetto, adesso stai lì. No, scherzo, dai, non sono così cattivo, puoi uscire, però... Mannaggia, questa Fede, ragazzi. Ok, ho fatto la strada. Sei stato bravissimo, Gabri. Molto veloce ed efficiente. Anche un po' kamikaze, però. Allora, cerchiamo di riuscire a risolvere tutta questa situazione qua. Perfetto. Ragazzi, fermi con questa musica che non va bene. Attenzione, è notte. Qua si possono nascondere strani, oltre che segreti, ma anche nemici. Allora, dove dobbiamo andare? Qual è il dobbiamo prossimo trovare... video? O un villaggio o un altro bioma. Un villaggio o un bioma diverso, esatto. Conviene il bioma. Per carità, tenete le torce in mano. Gabri, io non ce le ho. Tieni, tienene un po', tieni, guarda. Tieni grazie, delle grazie. Torce in mano, assolutamente, perché sennò non si vede niente, per carità. Tieni le torce in mano. Ok, là c'è delle tartarughe, ma non ci interessano. Ah, poi un altro obiettivo, sono sapete zombie. Qual è? Esatto, uccidere gli zombie, assolutamente dobbiamo fare. È vero, 5 mob. No, erano 10, mi pare. Però no, possiamo... era 5. Ok, perfetto. C'è mini zombie. No, raga, attenzione, sennò qua ci fanno uno fuori. Uno l'ho ammazzato. Ok, bravo, uccidi il mini zombie, uccidi il mini zombie. Uccidi, ok. Mannaggia, sti mini zombie. Quante. Ma ci stiamo spadando a vicenda. Vai tu. Infatti. Andate voi. Se siete in pericolo, scappate. Ok, perfetto. Ok, 2. Veramente ansiogeno. Siamo a 2, però. Bene. Adesso andiamo al prossimo. Dobbiamo anche. Appunto. Ce n'è uno. 2 ce ne sono. Esatto. C'è un creeper anche. Raga. Dietro. Attenzione. No. Ho poca vita. Gabri, scappa. Non stare là. Assolutamente no. Anch'io sto ripetendo. Solo la carne marcia. Ok, perfetto. Se esploso un creeper. No, ormai anche 4. Ormai 4? Sì, perché anche ucciso. Io qua c'è un creeper. Quindi 5, mi sa. Ok, no, sì, siamo anche a 6 in realtà. Perché siamo. Ok, è morto pure il ragno. Perfetto. Ok, siamo, abbiamo sforato i risultati. Ora cosa c'è? Un altro bioma, giusto, mi pare. Bioma, esatto. Beh, un altro bioma potrebbe benissimo essere anche l'oceano, però, se ci pensate. L'oceano, esatto, infatti. Un altro bioma va bene, quindi abbiamo trovato un altro bioma. Comunque, montagna adesso. Esatto, una montagna, però deve essere una montagna. Raga, come facciamo a trovare quella? Aspettate che metto una musichetta un po' anche più paurosa, tipo... No, questa qua, troppo. No, ho detto troppo. Ok, va bene questa. Forza, miei prodi avventurieri, andiamo in questa montagna. No, però questa qua è troppo piccola. E poi comunque siamo a 15 minuti, dobbiamo finire entro i 20 circa, ovviamente. Quindi forza, amici. Andiamo. Dovete stare tranquilli perché non sapete mai... Dietro di me, tu schifoso. Non sapete mai cosa ci possono essere dentro queste cose. Però io direi di fare un tentativo. Visto che questa montagna non va bene, io direi assolutamente di fare una barca immediatamente. Perché poi dobbiamo andare. E poi comunque chissà quali mostri ci si potrebbero nascondere, ci potrebbero uccidere. Quindi forza, amici, fatevi una barca. Ve la devo fare io, vero? No, la sto facendo io. Ok, Fede, sali. La crafting table, okay, la lasciamo qua. Ok, sì, vai, prendi, tranquillo. Forza, seguimi, Gabri. Andiamo. Non si vede niente, porca miseria. Vabbè, porca, abbiamo le torce. Io ho sentito uno strano rumore comunque. Non vorrei dire. Ma come? Ho sentito uno strano rumore. Però qua non è che... Cioè, scusateci se non si vede molto tanto. È brutta come cosa. Però con la notte non si può fare niente. Beh, in teoria si potrebbe fare una cosa giusto per... in via provvidenziale, Gabri, per carità. Anzi, facciamo così. Ragazzi,
In realtà ho trovato una terraferma. Qua va bene, allora potete aspettare va un attimo questa? Perché sì, no, vediamo se ci sono delle montagne, perché potrebbe essere anche che non ci sia niente e quindi potremmo assolutamente morire. Però se non ci sono montagne fa un po' schifo questa terra, eh. Esatto, perché, sì. Non si fa. Quanti certo, mob. Sì, è vero, ci sono anche i delfini. Allora comunque c'è la palude, quindi il bioma l'abbiamo anche trovato. È vero, sì, ha un altro bioma, fra l'altro, oltre a quello che abbiamo già trovato, che sarebbe l'oceano. Forza amici, forza. Andiamo. Non possiamo andiamo. Perderci d'animo, dobbiamo assolutamente cercare dietro, di... Scappiamo, non perdiamo tempo per queste cavolate, assolutamente no, perché i creeper sono inutili. Comunque Gabri, no, non ce la facciamo, aspettate un attimo, che qua la notte non è difficile. Dovete aspettare che a me la notte dovete sapere che a me la notte io la odio. Time set pure day. Io. No, la odio, ragazzi, perché vi spiego, praticamente siamo in un video, quindi se voi non vedete niente, non ci possiamo, cioè dopo chiaramente ve ne andate dal video. Questa cosa non va bene. Quindi preferiamo mettervi giorno piuttosto che stare qua a perdere il nostro pubblico. Vero, amici? Vero? Esatto. Schifosi che non state venendo non dietro c'è di la me. Montagna. Lo so, siamo a 18 minuti. In teoria ci potremmo estendere anche sui 23 minuti, ma massimo, mettiamo questa qua, dai, va bene, che è un po' più tranquilla, un po' per esorcizzare la notte, anche perché poi comunque era quasi il mattino, ragazzi, quindi secondo me andava anche bene. Poi comunque non dobbiamo prenderlo come proprio un vanilla, però insomma, anche perché poi nel vanilla ovviamente non faremo mai queste cose, a meno che non registriamo, in quel caso sì, sempre, perché ripeto, prima di tutto dovete vedere voi, poi il gioco viene, la correttezza di come si gioca, questa è una cosa importante. E vi devo ringraziare perché siete tantissimi, fra l'altro, e vi ringrazio per tutti i video che state guardando. È bellissimo vedere che li vedete, interagite, scrivete nei commenti, grazie per queste cose, grazie, perché vedo davvero che a voi interessano questi video e quindi noi continuiamo a portarli, chiaramente. Ho trovato. Sì, ragazzi, sì. Vedete? Meno male. A ringraziare i ragazzi e poi ad essere una grande famiglia tutti insieme che si si ama tutta quanta. Però non decretiamo ancora vittoria. Aspettate un attimo perché potrebbe anche essere che moriamo da un momento all'altro. Porca puzzarda. No, sì. Proprio così, Gabri. Dove sei? Porca puzzarda, dovete venire. Sono qui. Puzzardi. Ma Fede dov'è? È dietro, tranquillo. Va bene, aspettiamo. Comunque, eccola qui. Non possiamo aver vinto ancora noi, assolutamente no, non possiamo aver vinto. No, finché non arriviamo sopra la montagna non abbiamo vinto. Non abbiamo vinto, quindi ragazzi, aspettate, magari potrebbe succedere chissà cosa. Poi probabilmente non succederà niente, per carità, però potrebbe anche succedere che moriamo e non vinciamo, anche se sembra che stiamo vincendo, in effetti stiamo davvero vincendo, siamo super pro. Forza, però fate il parkour. Lo dobbiamo fare. Sì, insomma, vedo che ce la fate proprio bene. Forza, amici. Sì, io ce la sto facendo. L'importante è che io arrivi sulla montagna e io ho vinto. Poi dopo, voi se non volete vincere un altro, fate un po' schifo. Però No, io vabbè, voglio dai, vincere. Scherzo. Bene, allora forza, vieni con me. Ok, mi sa che siamo arrivati verso la cima più alta, che sarebbe qua circa. È questa. Ok, silenzio, adesso devo fare il mio discorso. No, con questa cosa però no. Però questa magari musica. Qua... Va bene, sì, aspetta un attimo. No, questa cosa non va bene. No, ragazzi, però sto cercando una musica bella, ma non è possibile, non sto trovando niente. Vabbè, dai, va bene questa. E ragazzi, noi siamo giunti alla fine di questo video bellissimo. Vi piace, vi è piaciuto questo video, ragazzi? Sì, assolutamente. Ragazzi, a me sì, tanto. Ok, perfetto. No, perché mi sembrate leggermente morti, vi sculaccio dopo. Sì, e quindi... Dopo i nostri prodi avventurieri affronteranno nuove avventure insieme ad altre persone, magari anche altri nostri amici, e anche insieme a voi soprattutto, che ci guardate sempre e comunque che siamo tutti quanti uniti e forti. Questa è la cosa più importante, ragazzi. Importantissima, mai scordarsela, ricordarsi sempre che siamo tutti quanti uniti, forti, un gruppo potente e bello come siamo noi. Dunis e TGF, True Gaming Friends, che sarebbe ovviamente. Mettetevi il nome alla fine TGF se volete, vedete, io ho scritto TGF perché è bello, è un tag nostro, molto bello. Allora, niente, iscrivetevi al canale, lasciate like, commentate, appunto facendoci sapere gli obiettivi, quali volete che facciamo nel prossimo episodio, quelli che volete che facciamo nel prossimo episodio, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!